Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, l'argomento di oggi è l'eritema solare. Perché viene l'eritema solare? Quali sono le cause scatenanti dell'eritema? L'eritema solare è una forma irritativa della pelle che reagisce a questo stimolo fisico che sono i raggi ultravioletti. Ovviamente ci sono predisposizioni individuali perché sappiamo che ci sono pelli che producono Esattamente. molto eritema, pelli molto robuste che si bruciano poco e tutto quanto. Però sicuramente il buco dell'ozono, l'alimentazione squilibrata che ci fa consumare cibi che contengono troppe istamine o liberano troppe istamine e quindi favoriscono le allergie, l'acqua del mare non pulita, tutto favorisce ovviamente questo trionfo di eritemi, anche il fatto di non utilizzare creme adatte oppure di non esporsi al sole fino a che non si va in vacanza, dopodiché si fanno 8 ore al giorno di sole come se fossero i lavori forzati e anche questo non è corretto. Ok, io credo che comunque l'eritema sia un qualcosa che bisogna curare, ma più che curare, prevenire, se non sbaglio. Infatti, la prevenzione sta ovviamente un'alimentazione corretta con molta frutta e verdura e molta acqua. La frutta e verdura, soprattutto parliamo di frutta acquosa, che sono le tipiche frutte estive, ma soprattutto quelle a polpa giallo-arancione che hanno molto beta-carotene, che è quello che ci difende e Certo. ci fa la migliore preparazione per l'esposizione al sole. E poi abbiamo anche la frutta, i mirtilli, i frutti di bosco che migliorano tutta la microcircolazione capillare e quindi aiutano non solo la circolazione per il caldo, ma aiutano anche in generale la pelle perché contengono poi anche vitamina A. Sicuramente la prevenzione va fatta poi con un'esposizione graduale, evitando, come sappiamo, le ore di maggiore esposizione e sempre con le creme più adatte. Anche quando si è già abbronzati si ridurrà il fattore di protezione, ma bisogna sempre utilizzare la crema perché la crema comunque filtra i raggi nocivi. Appena fatto il bagno, visto che le acque non sono pulite, contengono detergenti, detersivi, sostanze chimiche, subito immediatamente la doccia e subito Certo, immediatamente la crema. A certo. volte tenersi addosso il sale e non riapplicarsi la crema può essere già quell'errore che ci porta ad avere un eritema che poi magari ce lo portiamo per tutte le vacanze. A livello di prevenzione, diciamo che è molto importante l'omeopatia per l'eritema. Possiamo prevenire con l'omeopatia, anche qui il medico omeopata deve decidere qual è il rimedio più adatto alla persona, però normalmente si utilizza Apis, che è il veleno dell'ape, si utilizza l'histaminum che serve proprio a ridurre la risposta istaminica. Abbiamo anche il natrum muriaticum, ma io ti ho anche segnato in questa lista tutte le erbe che possiamo prendere in Esatto. prevenzione almeno una settimana o due prima dell'esposizione. Per esempio, Ribes nigrum, considerato un po' il cortisone buono, cioè il cortisonico naturale che non ha effetti collaterali, che va bene negli stati infiammatori sotto forma di tintura madre diluita in acqua, sotto forma di macerato glicerico, è Certo. molto importante assumerlo 2 o 3 volte al giorno. Vi ricordo che possiamo assumere anche degli oli, per esempio l'avocado che contiene dei grassi omega 3 molto importanti, Sì. l'olio di carota che è anche molto importante, l'olio di germe di grano, oltre all'olio extravergine di oliva. E poi per A dirvi, livello locale. ecco, brava, a livello locale noi abbiamo questa magia un po' di alcune piante, tra cui l'aloe, che veniva utilizzata per le ustioni di Hiroshima, della bomba atomica, e quindi la possiamo usare sicuramente per gli eritemi, assieme alla calendula, assieme possiamo anche farci addirittura, se vuoi, un consiglio proprio casalingo, Una ricettina casalinga, una come le mie ricettina preferite. casalinga. E possiamo fare un tè verde e in questo tè verde possiamo mettere della malva, della camomilla e un cucchiaino o due di amido di riso. E mescoliamo, aspettiamo che si raffreddi, poi lo applichiamo. Lo applichiamo anche con uno straccetto di cotone che andiamo spesso a cambiare. Questo può essere ottimo sicuramente per l'eritema. E poi comunque ricordiamoci sempre la sera
riapplicare dopo la doccia, anche molta attenzione ai saponi utilizzati per la doccia quando si prende il sole, e poi sempre la crema dopo sole lenitiva. Grazie mille, dottor Torque, per i suoi preziosissimi consigli. Io a casa vi ricordo che nel caso vi foste persi una puntata, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Buon proseguimento.